Dottoressa Maria Grazia Chiofalo, perché è importante fare prevenzione e qual è il modo corretto per farla? Allora, in generale, fare prevenzione in oncologia è importante perché eh, una diagnosi precoce aiuta a, a, a fare delle cure più efficaci e ha un impatto sulla prognosi pazienti vengono curati e possono guarire. Per quanto riguarda la tiroide, in, nel, nello specifico eh, non è indicata una campagna di screening a tappeto, ma bisogna concentrarsi sui pazienti che hanno dei fattori di rischio, ovvero pazienti con familiarità per carcinoma della tiroide, fa, eh, pazienti che hanno per esempio avuto l'esposizione a radiazioni ionizzanti. Ci sono dei fattori di rischio specifici sui quali eh, è Bene, diciamo, fare ehm, eventualmente lo screening, mentre eh, dovrebbe essere evitato uno screening a tappeto perché questo si è visto che è associato a un aumento dell'incidenza eh, dei piccoli noduli, dei piccoli carcinomi che sono indolenti e non hanno nessun significato, nella maggior parte dei casi, prognostico. Negative. Analizziamo un po' i dati della regione Campania. Anche in regione Campania, così come eh, nel resto d'Italia, ma questo è un trend che è diciamo, ehm, eh, in tutto il mondo. C'è un aumento dell'incidenza dei tumori della tiroide, soprattutto dei tumori differenziati e soprattutto dei tumori piccoli, cioè dei microcarcinomi. Questo è dovuto eh, essenzialmente alla sovradiagnosi, cioè alla esposizione dei pazienti agli ehm, accertamenti diagnostici, molte ecografie e questo ehm, come dire, eh, è un fattore che ehm, appunto, ha condizionato l'aumento di incidenza eh, dei tumori indolenti, dei piccoli tumori, dei tumori differenziati della tiroide, mentre l'incidenza dei tumori midollari, dei tumori anaplastici è rimasta eh, uguale a quella che era prima.